Bene, buonasera a tutti e benvenuti a questo secondo seminario dal campo, un ciclo di seminari didattici organizzati dall'agenzia, proprio per portare le esperienze dal campo agli utenti, agli imprenditori o ai cittadini, ai viandanti anche oggi, per scambiarci in questo momento così difficile in cui non riusciamo a incontrarci di persona, per scambiarci esperienze, idee, per fare proposte, per cercare di continuare a lavorare nel modo migliore nonostante le difficoltà, facendo proprio di questa, trovando in queste difficoltà un'opportunità di crescita. Oggi ci concentriamo su di un argomento molto particolare che ha a che fare con la biodiversità, che è quello di un sviluppato in un progetto specifico di cui parleremo tra poco, per il censimento degli alberi monumentali da frutto, un'attività che in qualche modo diventa complementare a quella realizzata da tempo in virtù di una legge nazionale dalle regioni per quanto riguarda gli alberi monumentali e che va a completare, diciamo, con questo tassello particolare degli alberi da frutto, questa grande raccolta di questi, di questo censimento, questa raccolta di questi esemplari che hanno attraversato i secoli e che ci hanno tanto da raccontarci. Per introdurre questo pomeriggio c'è il direttore dell'ALSI, Agnello Crescenzi. Prego, direttore. Buonasera a tutti. Il Covid-19 ci ha trasmesso anche la puntualità, per cui è un altro elemento positivo che va aggiunto a questo momento particolare di emergenza. Niente, la serata la giornata di oggi sul tema dei patriarchi da frutta è un momento, come diceva il dottor Gallo, estremamente importante per quanto riguarda il percorso che sta effettuando, sta portando avanti l'ALSI. Ovviamente il tema è particolarmente sentito, importante e anche di una certa rilevanza, non solo da un punto di vista tecnico-scientifico, ma anche da un punto di vista sociale, nonché da un punto di vista paesaggistico. Io veramente spenderò non più di 2 minuti in merito a questo tema, perché più che un intervento, diciamo, di pochi minuti, questo argomento sicuramente meriterebbe un'attenzione, una giornata di studio che sarebbe stato tale se non dovuto a questo momento particolare di emergenza. I patriarchi da frutto, come tutti quanti noi sappiamo, ci raccontano la storia sotto tanti punti di vista, la storia di quello che è il paesaggio, la storia di quello che è l'alimentazione, quindi un qualcosa estremamente legato alle popolazioni e agli abitanti del posto in cui risiede questo albero. Inoltre ancora, i patriarchi rivestono un ruolo scientifico di enorme importanza. E anche in questo caso, così come ho fatto nei precedenti interventi per quanto riguarda gli altri focus che abbiamo trattato, volevo soltanto far comprendere qual è il valore, non solo quello paesaggistico alimentare che rivestono questi alberi, ma quanto tutto il materiale genetico e tutto quello che all'interno di questi alberi possiamo ritrovare. Ovviamente da un punto di vista genetico non sono altro che le vere e proprie testimonianze genetiche di quel territorio. Immaginate che attraverso questi alberi, se sono sopravvissuti talvolta migliaia di anni, e non dico e non sto dando dei numeri, ma sicuramente teniamo delle testimonianze di alcuni alberi che hanno oltre i 4 millenni di vita, cioè stiamo parlando di qualcosa di spaventosamente lontano nella storia che lega l'uomo alla terra. Dicevo, non solo quello che è il patrimonio genetico in sé, nella specie, nell'albero, ma anche tutto quello che possiamo ritrovare all'interno o intorno all'albero stesso. Immaginate che questi alberi vengono presi
in considerazione, vengono analizzate anche per cercare di comprendere quelle che è stata l'evoluzione di alcuni patogeni. Faccio dando un esempio: alcuni virus che sono stati che sono presenti all'interno della pianta, che sono ospiti della pianta stessa, possiamo far risalire al loro genoma di queste entità biotiche a diverse migliaia di anni fa. Questo da un punto di vista dello scienziato, del virologo. Mi soffermo sempre sul tema della virologia perché è veramente il periodo più idoneo per poter fare delle considerazioni. Ci consente di tracciare anche quelle che è l'evoluzione filogenetica di queste specie virali. Per cui cerchiamo di guardare e di salvaguardare questo patrimonio non solo dal punto di vista di quello che si vede dall'esterno, ma anche tutto quello che è il patrimonio che in esso è contenuto. Per cui bene ha fatto l'Unione Europea e ovviamente quello che poi diciamo il recepimento da parte dell'istituzione dello Stato italiano con la legge del 2013 che ha come obiettivo quello di salvaguardare questi alberi monumentali, tra cui anche quelli che rientrano nel campo alimentare, ovviamente bene facciamo noi a cercare di costruire una cortina intorno a questi alberi per salvaguardarli. Chiudo dicendo che desta molta curiosità da parte della scienza e dello scienziato di andare ad analizzare quelle popolazioni che sono ultracentenarie per quanto riguarda l'uomo. Immaginate quale può essere l'interesse scientifico di andare a studiare questi alberi che sono sopravvissuti per diversi millenni sulla Terra. Io vi ringrazio, sono certo che le relazioni che seguiranno, che come diceva il dottor Gallo, si vanno ad inserire all'interno di una progettualità che porta avanti l'Alsia con finanziamenti da parte della Regione Basilicata e quindi del PSR esattamente nella misura 10.2. Le relazioni che seguiranno da parte di Cervina e del dottor Zien possono meglio illustrare le attività che stiamo portando avanti e nonché tutto il patrimonio che stiamo cercando di salvaguardare e di custodire all'interno della Regione Basilicata. Buon lavoro. Grazie direttore. Sì, in effetti non c'è soltanto scienza in questo progetto, ma c'è anche qualcosa che va al di là quando si ha a che fare con questi patriarchi. Ricordo quando durante le lezioni di assestamento forestale il docente Elrig, di origine austriaca, ci diceva: ascoltate il bosco. Ascoltatene il pensiero, ascoltate come si muove. E queste parole da giovani studenti ci lasciavano un po' interdetti, ma in realtà poi con l'esperienza ci si rende conto che effettivamente il bosco parla, gli alberi raccontano delle cose incredibili, il fatto che siano passati indenni attraverso o con qualche acciacco magari, attraverso secoli o millenni di storia, come diceva poco fa il direttore, non è poca cosa e sicuramente hanno molto da raccontarci. Questo progetto, di cui adesso ci parla Pietro Zien, è appunto un progetto finanziato dal PSR, dalla misura 10.2 del PSR 2014-2020 e si introduce in questo filone. Pietro Zien, funzionario di grande esperienza in campo della biodiversità, molti lo ricordano da sempre, associato a Domenico Cervino nello sviluppo di questi progetti, ci introduce proprio a questo progetto del Fino, denominato Finopom. Sì, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Sì, questo per noi è un progetto, per me, per il dottor Cervino, per l'Alsia, è un progetto estremamente interessante. È interessante sia il progetto dal punto di vista delle piante agrarie a rischio di estinzione, a rischio di erosione genetica, quindi a tutte le problematiche ad essere connesse, ma anche in relazione proprio a degli esemplari appunto
più unici che rari di queste piante che stanno sopravvivendo, come diceva appunto il direttore Crescenzi, alcune non da soli centinaia di anni, ma addirittura da alcune migliaia di anni. E quindi, come dire, certo, se potessero parlare, come diceva il dottor Gallo, chissà quante cose ci potrebbero raccontare, ma in qualche caso ce le raccontano comunque, perché su di esse, sulla loro struttura legnosa, sul loro corpo, riportano ferite appunto che hanno subito nel corso del tempo in cui sono vissute. Dunque, gli alberi padri. I patriarchi da frutto sono inseriti in una, diciamo, nel contesto appunto degli alberi padri o monumentali, sono appunto questi alberi, sono antiche esemplari di specie arboree, se forestali e agrari, di vecchi, di centinaia, volte di migliaia di anni, e il nostro paesaggio è puntellato di queste presenze che sono sopravvissute appunto all'ingiuria del tempo e soprattutto, e molte volte, all'ingiuria degli uomini. Alberi che ancora restano a testimonianza di altre epoche, di altri scenari naturali e storici. Alcuni di essi sono addirittura famosi. I più famosi sono gli olivi dell'orto dei Getsemani, dove, secondo le Sacre Scritture, Gesù e gli Apostoli si radunavano, quindi olivi a questo punto bimillenari, perlomeno 2000 anni fa. Ma ce ne sono altri ancora di più vecchi, come ad esempio il pino Bristol Cone Matusalemme delle White Mountains della California, di ben 4800 anni, o il cipresso Sarv e Abarku della provincia di Yazd dell'Iran, 4000 anni. Ancora in Galles c'è un tasso di 4000 anni anch'esso, o ancora sulle Ande c'è un cupressoide di 3640 anni. Infine possiamo ancora citare il senatore, un cipresso calvo della California, di 3500 anni. Ma anche in Italia esistono diversi patriarchi veramente antichi, come ad esempio il cipresso di San Francesco, presente presso il convento dei frati minori di Villa Verrucchio di Rimini, dove la leggenda vuole che sia stato piantato dallo stesso San Francesco, quindi un albero di 800 anni che ancora, nonostante puntellato, come si vede dalla foto, ancora resiste, ancora è vivo, è vegeto. E ancora possiamo citare Italus, il pino oricato più vecchio dell'Europa. Il pino loricato, questo pino è presente nel Parco Nazionale del Pollino, nel versante calabrese, a 1200 metri sul livello del mare, e la sua età è stata stimata in 1230 anni. Ed ancora, per passare dal campo forestale a quello agrario, la maiatica di Ferrandina. A Ferrandina, comune della provincia di Matera, è presente appunto un albero, un esemplare, ma anche più di un esemplare, di oleo europea, varietà maiatica, nella varietà della zona, la cui età è stata stimata di ben 2000 anni. Nella stessa zona, da poco, è stato scoperto anche un frantoio del IV secolo a.C., in testimonianza che l'area è da sempre è stata locata all'olivicoltura, e quindi di quelle antiche piantagioni qualcosa è arrivato fino a noi, insomma. E come appunto già accennava sia il direttore Crescenzi che il dottor Gallo, c'è una legge in Italia che tutela gli alberi monumentali, la legge numero 10 del 2013. Questa legge prevede, ha previsto il censimento degli alberi monumentali da parte dei comuni, ha istituito un elenco degli alberi monumentali in Italia, elenco gestito dall'ex Corpo Forestale dello Stato, ed istituisce anche un regime sanzionatorio per tutelare appunto questi alberi dall'abbattimento, dai danneggiamenti. E a questo elenco possono essere chiaramente iscritti anche piante agrarie, non soltanto piante forestali.
Quindi questo è interessante anche ai fini del nostro lavoro, del lavoro che stiamo conducendo. Quindi ci sono appunto anche patriarchi appunto di fruttiferi. Il paesaggio italiano ce ne sono diversi di questi fruttiferi sparsi in tutte le regioni d'Italia. L'uliveto, quello millenario, la Maiella di Ferrandina ne è un esempio, ma ci sono tantissimi altri esempi. E quindi questi alberi ricordano antiche piantagioni, ma sono anche legate a volte ad eventi legati alla famiglia, come ad esempio le nascite. Quindi rappresentano le nostre radici, rappresentano la nostra storia, le nostre tradizioni e racchiudono in sé, nel proprio DNA, un patrimonio antico, immutato, unico e irripetibile. Sono una riserva chiaramente di caratteri morfologici e fisiologici che sono potenzialmente utili per future necessità di miglioramento genetico o di adattamento alle mutate condizioni climatiche. E in tutta Italia, appunto, ogni regione, diciamo così, ha eletto uno di questi alberi a simboleggiare, insomma, tutti gli altri presenti nella regione stessa. In Basilicata, appunto, l'olivo che simboleggi i patriarchi di origine agricola, insomma, è l'olivo di Maiella di Ferrandina. Ma però ci sono ancora nelle altre regioni peiri, melici, ciliegi, fichi, noci e perfino vite. Il censimento. Noi, appunto, proprio partendo da questo grande interesse, da questo fascino che appunto che racchiudono in sé gli alberi, i patriarchi, gli alberi monumentali, ma anche partendo appunto dall'interesse prettamente scientifico legato a questi alberi, inserimmo, quando candidammo il progetto FinoPom, quando lo candidammo al TSR Basilicata a misura 10.2, inserimmo appunto in questo progetto chiamato FinoPom proprio un'attività proprio legata al censimento dei patriarchi da frutto della Basilicata. Il progetto FinoPom è un progetto che è condotto come capofila d'Alsia, che praticamente studia, caratterizza una serie di varietà legate alle specie di fico, nocciolo, mele e pero, quasi un centinaio di varietà a rischio di estinzione o quantomeno a rischio di erosione genetica, e le studia appunto la caratterizzazione sia dal punto di vista fenotipico che dal punto di vista genetico, e si impegna nella conservazione. C'è un progetto, diciamo, parallelo, gemello a FinoPom Biodruva. Questo progetto, però, come capofila il CNR, IBR di Bari, l'Istituto di Biorisorse e Bioscienze di Bari, dove vengono studiate in uno stesso modo varietà di drupace, sempre della Basilicata, di albicocco, ciliegio, mandorlo, fresco e susino. Quindi il progetto e l'attività di censimento dei patriarchi è trasversale ad entrambi i progetti e cerca appunto di aggiungere alla conservazione agli individui conservati in situ dagli allevatori custodi, conservati ex situ, quando proprio delle aziende agricole sperimentali mostrative dell'agenzia, di abbinare appunto a queste collezioni, di abbinare gli alberi padri ancora presenti sul territorio lucano. Quindi nei centri di conservazione abbiamo le varietà appunto riprodotte e messe a dimora, quindi ci preservano appunto dalla loro scomparsa, e comunque sono lì oggetto di studio e anche di riproduzione e di diffusione. E in abbinata a loro, appunto, stiamo cercando sul territorio lucano di trovare degli alberi padri, degli alberi della stessa varietà più antichi, antichi, che possono appunto essere anche da collegamento tra il nostro centro di conservazione o tra la conservazione in situ dell'agricoltore custode e l'albero appunto antico. Di tutta questa attività ce ne parlerà il collega Cerbino, che sta curando insieme a tutto lo staff dell'azienda agricola sperimentale dimostrativa Pollino. Sta curando l'attività appunto di ricerca e di schedatura delle piante monumentali.
Sergio, può intervenire il Devi Dometto? togliere la condivisione. Sì, sto, ok. L'ho tolta? No, adesso lo faccio io. Si è tolta? No. Ok, fatto io. Bene, grazie Pietro. E adesso la parola va a Domenico Cerbino. È difficile presentare Domenico, che oramai è non solo un appassionato, conoscitore delle realtà biodiverse di questa regione, in particolare della zona del Pollino, ma sappiamo che oramai si espande e continua e comincia a frequentare anche altri luoghi altrettanto interessanti. E perché adesso ci racconti il dettaglio di alcune delle azioni specifiche realizzate durante il progetto e soprattutto ci spieghi come fare a partecipare a questo progetto, anche segnalando eventuali esemplari particolari che dovessero rinvenirsi durante le nostre passeggiate oppure durante i nostri lavori in campagna. Prego, Domenico. Sì, abbassa quello. Si Ok, vede? sì, si vede, devi solo aprire Ok, perfetto. Ok, allora buonasera a tutti. Naturalmente, grazie Sergio. Saluto il direttore, professore Crescenzi, il collega e tutti quanti voi. L'appuntamento di stasera, sostanzialmente, lo diceva il collega Azienna. Illustrando un po' il progetto, io voglio solo integrare qualcosa alle cose che lui ha detto. Sostanzialmente, noi questa attività di censimento, che è un'attività continua su tutto il territorio regionale, attraverso questo progetto diamo continuità, come dicevo prima, a questa indagine conoscitiva della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e quindi che interessa tutta la regione. E la nostra attenzione in questa fase è rivolta particolarmente ai patriarchi da frutto, per le ragioni che diceva sia il direttore che il collega Azienna, però sostanzialmente il nostro obiettivo è quello di integrare sempre di più questo patrimonio genetico che la regione Basilicata dispone, perché nell'altro appuntamento alla presenza anche del Ministero ci faceva vedere come la regione Basilicata attualmente ha nel registro varietale e nel registro delle varietà in via di estinzione a livello regionale e poi nell'anagrafe nazionale più di 360 risorse genetiche. Quindi sostanzialmente la regione dispone già di un grosso patrimonio da conservare e tutelare. Con questo progetto noi ci poniamo l'obiettivo di integrare e aumentare sempre di più questo patrimonio genetico con riferimento particolarmente a questi patriarchi. Quindi l'obiettivo è di fare questo censimento, ma di avviare co di conseguenza anche un'azione di conservazione, di tutela di questo materiale, non solo sul diciamo mantenendo in vita questi grossi patriarchi, ma creare anche le condizioni per creare ulteriori siti di conservazione in modo da garantirsi, diciamo, la continuità. Ma intendiamo anche attuare un'azione di tutela, e lo diceva già il collega Azienna, perché questo materiale in ogni caso sarà iscritto
nell'anagrafe nazionale e dove ci sono le condizioni per farlo diventare anche sotto la tutela di pianta monumentale, avvieremo anche dei dossier se necessario per riconoscere anche a livello nazionale in base alla legge 10 del 2013. Io Pietro faceva vedere il patrimonio che c'è a livello mondiale, a livello nazionale. Voi dovete sapere, se ben ricordo, ci sono più di 2000 dall'ultimo censimento che è stato fatto, particolarmente sulla parte forestale, sono stati segnalati più di 2000 patriarchi e nell'ambito regionale ci sono più di 100 patriarchi riconosciuti come Basilicata. Io voglio solo far vedere, lo faceva già notare Pietro, oltre all'olivo di Ferrantina c'è anche come patriarca da frutto, c'è anche il pelo selvatico di Bella, che come si vede da questa slide c'ha una bella circonferenza di 240 centimetri per un'altezza di 25 metri, oppure il castagno di Lagonegro, che con i suoi 7,62 metri, 18 metri di altezza, rappresenta un patriarca da legno ma anche da frutto. E a questo vorrei aggiungere anche un altro patriarca che è un vanto a livello nazionale, che è il cosiddetto Pero Signora, che è uno dei più grossi peri a livello nazionale, che certamente sarà iscritto sia nel repertorio ma anche nell'anagrafe e come pianta monumentale. Fatto questa premessa, noi con questo progetto vogliamo, come si diceva prima, avviare questo censimento, e la metodologia che noi abbiamo inquadrato, che abbiamo pensato, guardando anche in altre regioni, anche se non è che ci sono molte regioni che hanno fatto questo lavoro, eccetto un pochino l'Emilia Romagna, in particolare ha fatto questo censimento dei patriarchi, poi qualche altra regione, ma sostanzialmente sono veramente in pochi di aver iniziato a fare questo lavoro per quanto riguarda i patriarchi da frutto. Allora, la metodologia che noi abbiamo individuato sulla falsa riga di quella esperienza a livello nazionale riguarda le segnalazioni che devono pervenire all'agenzia per questo censimento. Dopo la segnalazione ci sarà un'attività o contestualmente un'attività sulla ricerca storica e documentale, ci sarà un'attività di campo per una serie di attività che sono previsti. Cercheremo di creare, ma più che creare, pensiamo di integrare il nostro database che già esiste a livello regionale per questi patriarchi, per questo materiale genetico che noi andremo a censire. Avrà la possibilità di avviare questo riconoscimento sia come anagrafe nazionale, ma anche eventualmente, come dicevo prima, come patriarca in base alla legge del 2013. E in ultimo abbiamo previsto anche una pubblicazione di questo materiale per divulgare tutta questa attività. Le specie che abbiamo individuato, che pensiamo di aver individuato nel progetto, sono diverse, che vanno dal pelo, l'albicocco, il melo, l'olivo, castagno, ciliegio, fino ad arrivare alla vite, ma si è pensato anche di censire una serie di frutti minori come il sorbo, l'azzurrolo, il corbezzolo, eccetera, eccetera. E naturalmente
Noi nell'ambito del progetto avevamo previsto due fasi, una fase che riguardava l'animazione e quindi tutto il lavoro di segnalazione di questi patriarchi e una seconda fase che riguarda poi l'attività di campo, cioè tutto il lavoro che va fatto per su questi patriarchi. La scadenza noi abbiamo indicato giugno 2020, ma purtroppo la data è un po' saltata, per cui non siamo riusciti a fare tutta quell'azione di animazione che doveva iniziare nel mese di febbraio, per cui probabilmente slitterà, perché questo incontro tutto sommato è anche un momento di divulgazione di questo progetto e quindi di coinvolgere sempre di più le persone per mandarci questo materiale con questa slide vogliamo spiegare come si può segnalare queste piante. Chi può inviare la scheda? Tutti possono inviare la segnalazione, può essere il proprietario di una pianta o di piante, un'azienda agricola, ma anche un semplice segnalatore che eventualmente conosce l'amico agricoltore che ha una bella pianta e che vuole indicarci, ci vuole segnalare questa pianta. Quindi chiunque può segnalare questo patriarca, questo materiale genetico. Naturalmente la scheda si può scaricare sul sito dell'ALSIA alla sezione temi biodiversità progetto Finopom, per cui tranquillamente si va sul sito dell'ALSIA e si può scaricare questa scheda. La scheda compilata, abbiamo indicato l'azienda Pollino perché un po' fa da coordinamento, però si può trasmettere tranquillamente in tutte le strutture dell'ALSIA, per cui non è una difficoltà come farci arrivare queste schede. La scheda sostanzialmente è composta da quattro sezioni: ci sono dati identificativi, ubicazione, i motivi della segnalazione e i dati del segnalante. Io velocemente ve la voglio far vedere perché nella prima sezione, dove si parla di dati identificativi, bisogna indicare il nome comune o nome scientifico, bisogna indicare l'altezza almeno come stima, la circonferenza presa a 1,30 m di 1,30 m da terra. Bisogna indicare se si tratta di una pianta singola o lungo dei filari oppure se sono all'interno di un gruppo di altre piante, se è un bosco e eventualmente il numero di questi esemplari. Va indicato l'ubicazione, quindi il comune, la località, la piazza, se questa è di proprietà pubblica, privata, e naturalmente va indicato il nome del proprietario, che naturalmente può coincidere anche con il segnalante sostanzialmente. Va indicato se si trova in un ambiente urbano, privato, verde pubblico, oppure se si tratta di un patriarca ubicato in un ambiente extraurbano. A quel punto va indicato la motivazione della segnalazione. In base ai patriarchi ci sono almeno 7 parametri che vanno individuati, vanno segnalati nell'ambito del carattere monumentale e quindi naturalmente va motivato se ha una grossa dimensione, ha una forma, un portamento particolare, se è una pianta rara, se ha un suo valore architettonico, se ha un valore storico, culturale, religioso, se ha un valore paesaggistico, e quindi si descrive in maniera molto semplice
in quel quadratino a destra della scheda. E poi è importante mettere i dati del segnalante, perché a noi poi serve insomma individuare la persona che ci ha mandato questa segnalazione, perché poi noi ritorneremo sul campo per una serie di attività che adesso vi spiegherò. E poi naturalmente, se qualcuno già ci indica le coordinate, la quota di esposizione, va bene, se no quello è un elemento che noi aggiungeremo successivamente. E poi c'è la fase di, diciamo, di campo, no? L'attività che noi avevamo previsto da luglio in poi, che certamente slitterà, e questa attività di campo sostanzialmente consiste nella determinazione dell'altezza, della circonferenza, del riconoscimento varietario, e qui è molto importante la presenza del proprietario, la presenza del segnalante, perché ci può dare, diciamo, le giuste indicazioni su questo materiale. Va determinata l'età della pianta, vanno prese le coordinate geografiche e va naturalmente realizzato un servizio fotografico puntuale sul materiale che si va a censire. La strumentazione che noi abbiamo previsto, che utilizzeremo per questa attività, va dalla cordella metrica al cavalletto dendrometrico per la misurazione della circonferenza o del diametro, diciamo, la misurazione della pendenza attraverso questo strumento. Noi abbiamo comprato uno strumento ottico che ci permette di misurare l'altezza e anche la pendenza tranquillamente, il GPS, il succhiello di Plesler, dove eventualmente non ci sono le condizioni di fare la determinazione dell'età della pianta attraverso il succhiello di Plesler, abbiamo previsto l'attivazione di una convenzione con un laboratorio che, con il metodo del carbonio 14, ci consentirà di diciamo, determinare in maniera puntuale l'età della pianta. Useremo naturalmente la macchina fotografica e useremo anche dei manuali di riconoscimento della flora, come il Pignatti, ma la cosa importante sarà la memoria storica del nostro agricoltore custode, che certamente ci darà tutte quelle indicazioni utili e necessarie per meglio individuare la varietà che andremo a censire. E questa è un po' la strumentazione che andremo a utilizzare. E voglio arrivare subito a qualche esempio diciamo, come questo olivo, diciamo, che ci è stato segnalato da Lavello. Questo è un olivo alto una trentina di metri, con una circonferenza di circa 5,50 metri. Tenete presente che in base alla legge 10 il parametro, la circonferenza minima è di 5 metri, quindi questo olivo ha già superato una prima difficoltà per essere riconosciuto come pianta monumentale. A questo ciliegio maiatico sul Castelluccio Superiore, che ha una circonferenza di circa 2,13 metri a 1,30 metri di altezza, c'ha un'altezza di circa 15,50 metri, quindi è un bel esemplare. Il proprietario stamattina ha inviato anche questa bella foto, abbiamo anche assaggiato a dire la verità un po' di frutti. Vedete che carica abbondante di ciliegie per quest'anno, e questa è la tipologia che naturalmente andremo a censire, andremo a determinare con questo lavoro. E passiamo a questo castagno di San Severino, che ha una circonferenza di circa 6,50 metri, per un'altezza di almeno 15 metri. Questo è veramente un grosso patriarca che non è stato censito con il lavoro precedente, e quindi diciamo
è una pianta che abbiamo già individuato. E questo, diciamo, sono almeno un po' di caratteristiche morfologiche, descrittive, diciamo, di questa varietà che, ripeto, servirà, tutto questo, queste informazioni serviranno anche per l'iscrizione, ripeto, al repertorio regionale. E passo a questo castagneto di Trecchina. Questo è un castagneto veramente interessante, perché è stato realizzato addirittura dai Borboni. La caratteristica di questo castagneto è che è stato realizzato già all'epoca secondo, diciamo, un impianto specializzato con dei sesti larghi. Addirittura le varietà dell'epoca andavano dalla primitiva alla tardiva, diciamo, oltre all'utilizzo di alcune varietà locali. E la cosa interessante, che diciamo, è molto interessante, è che questo castagneto si trova a 200 metri di altitudine, quindi insomma è veramente una cosa rara e particolare, che già di per sé merita una grande attenzione, diciamo, come specie e come varietà. E quindi attualmente a noi sono pervenute già 110 schede. Adesso vi faccio vedere anche da dove sono pervenute. Sono arrivate da una trentina di comuni, diciamo. Dopo questa chiacchierata, naturalmente è mancata, diciamo, quella fase di animazione che dovevamo fare nel mese di febbraio e marzo, per cui diciamo, confidiamo che da questo incontro verranno fuori poi un bel po' di sollecitazione, ma attualmente le 110 schede che sono arrivate si concentrano particolarmente nell'area sud, intorno a Potenza e anche nella zona di Lavello e Melfi. E poi c'è anche delle segnalazioni sulla zona di Ferrandina, ma in quel caso si sapeva che il riferimento era l'olivo, ma anche nella zona di Rotondella, Policoro e Colobraro. Le specie che sono arrivate sono 12-13, vanno dal melo, pero, fico, vito, olivo, diciamo, castagno, giuggiolo, insomma sono 12 o 13, e naturalmente diciamo, quella più rappresentativa, quella maggiormente presente, è rappresentata dal pero, che è un pochino la specie che si trova maggiormente. E mi avvio alla conclusione facendovi vedere questo patriarca. Questo è un vecchio ciliegio, è un patriarca che noi abbiamo incontrato con i colleghi dell'azienda Pollino circa 12-13 anni fa. È un patriarca dove non ha più il suo custode, perché è venuto meno. Purtroppo sta venendo meno anche questo patriarca. Noi stiamo facendo di tutto per recuperare la parte genetica, cioè il materiale genetico, per trasferirlo eventualmente in qualche sito di conservazione. Però questo è importante vederlo, perché, come si diceva prima, non è solo un fatto scientifico oppure diciamo la salvaguardia genetica di questo materiale, ma è qualcosa di più, perché questo patriarca ci racconta la sua storia, ci ha raccontato la sua storia, le sue tradizioni attraverso l'uomo. Per cui, perdendo questo patriarca, si rischia di perdere anche un pezzo della nostra storia. Per cui è un nostro dovere salvaguardare questo materiale, perché salvaguardiamo in qualche modo anche la nostra storia. Grazie.
Io ho finito. Ok, grazie, grazie. Grazie Domenico. Mi sentite? No. Ok, grazie Domenico. Davvero una grande disamina e una grande apertura alla ricerca sul territorio. C'è la necessità di, come dicevi in conclusione, di salvaguardare questo patrimonio enorme, lo dicevamo all'inizio, e questo rappresenta un po' la chiusura di questo filo conduttore di questo pomeriggio concentrato sui patriarchi da frutto. A questo proposito vorrei richiamare proprio l'attenzione su un passaggio che avevi evidenziato tu all'inizio, che era quello delle tipologie, diciamo così, perché si potesse proporre, diciamo, l'individuazione di un albero monumentale, che erano i riferimenti all'articolo 7 della legge 10. Sì. Ecco, un accento particolare, quella legge che ricordiamo si riferisce agli alberi monumentali, quindi chiaramente è una legge nata con una precisa finalità, ma che diventa il principio ispiratore di questo progetto. Ecco, da questo punto di vista, quando si parlava del pregio paesaggistico storico e culturale, ecco, c'è un accento particolare che viene messo alle tradizioni locali. Ecco, questo è un aspetto che non dobbiamo dimenticare, perché il patrimonio dei patriarchi da frutto è affidato e strettamente connesso con la nostra vita agreste, con le nostre tradizioni locali. Quindi il fatto che si ponga l'accento, si individui, si segnali un albero dal particolare significato collegato alla comunità locale è un fatto importante. Non è di poco conto, non è da trascurare, perché rappresenta proprio l'essenza della nostra civiltà contadina. Quindi questo è molto importante. E un'altra cosa da non trascurare è quella collegata a quando si parlava dell'importanza storica e culturale e dei complessi architettonici, entriamo nello specifico anche parlando di ville, di monasteri, di chiese, anche di addirittura residenze private. Quindi il lavoro che fanno gli agricoltori custodi sul territorio è insostituibile. C'è una sorta di collegamento sottile tra il patriarca col quale ha chiuso, il ciliegio col quale ha chiuso Domenico, e le sorti del suo agricoltore custode. Sembrano legati quasi dallo stesso destino. Proprio perché ci sono tante altre di queste alberature sparse nel territorio, ecco, il richiamo è anche al comune viandante, all'escursionista, alla persona che passeggia nel bosco o nei campi, a segnalare, a individuare degli alberi che potrebbero avere un particolare significato. Nel dubbio, meglio segnalarli a noi in modo da poter poi andare a verificare se sussistano i requisiti, piuttosto che invece che chiudere con una conclusione, diciamo così, arrivare a una conclusione troppo sbrigativa e dire: ah, vabbè, questo forse non interessa. Nel dubbio prendiamo nella posizione e segnaliamolo. Se adesso ci sono delle domande, è il momento di dare la parola anche a qualcuno. Io da Facebook non è arrivato nessun quesito al momento, quindi non so se ci sono delle domande dei presenti. Salve, sì, io ho da fare due, sì, più che domande. Una sì, è una domanda, e che ho già anche posto al dottor Cervino, ed è quello che per segnalare l'albero, un albero monumentale, avete preso in considerazione la circonferenza 1,30 m. Io ho segnalato anche una ceppaia, e questo perché? Perché per un albero da frutta le ceppaie sono, a mio avviso, raccontano anche loro una storia.
Questa cerpaia è di un melograno ed è l'albero che adesso vive, diciamo il pollone, e si vede chiaramente che appartiene a questa cerpaia. Con il dottor Cervino poi, quando sarà il tempo, lo porterò, gli farò vedere questa particolarità. Perché non ha una particolare bellezza questo pollone, però è interessante il valore genetico che noi possiamo rilevare da questa cerpaia. E questa cosa. Un altro piccolo appunto che voglio fare è legato al termine patriarchi. Sinceramente mi viene più da pensare che siano delle piante madri, perché gli alberi da frutta, la frutta nasce dai fiori femminili e non dai fiori maschili. Scusatemi un attimo, sinceramente mi verrebbe da chiamarle matriarche o piante madri, mettiamole queste patriarche, lo sappiamo che gli alberi a fiori maschili frutta non ne portano. E con questo ho finito e vi saluto. Beh, mi sembra una riflessione molto interessante, assolutamente non peregrina, assolutamente. Allora, al di là dell'uso di questi termini più o meno appropriati, Domenico, ti prego allora di rispondere sul tema della cerpaia. Sì, ma noi, con Concetta, insomma... non è un problema, per cui andremo a vedere nelle prossime settimane un po' la situazione, per cui va benissimo, perché la cosa importante è che intanto è tutto patrimonio genetico che va recuperato, poi se c'è o non c'è il carattere monumentale interessa poco, per cui vediamo un po', intanto di segnalarlo, mi sembra che già l'hai fatto. E quindi quando verremo vediamo un pochino anche la casistica, perché in base alla legge 10 ci sono le modalità anche di misurazione, sta roba qua, e quindi ci regoliamo in funzione di quello. Poi se non rientra in quei criteri del carattere monumentale fa niente. Intanto l'abbiamo censito e dobbiamo poi tutelarlo e conservarlo. E quindi questa secondo me è la cosa più importante. Sì, la questione infatti è questa proprio. Si diceva prima che la legge 10 è una legge ispiratrice per questo progetto. Ovviamente definisce i criteri per il riconoscimento degli alberi monumentali. Quindi poi è chiaro che altre situazioni, nulla ci impedisce di raccogliere questo patrimonio genetico importante. Poi se avremo la possibilità di trasferire questo patrimonio censito in quello degli alberi monumentali, questo sarà ovviamente darà valore aggiunto a questa ricerca. Però ciò non toglie che esistono delle condizioni particolari legate, come dicevamo prima, alle tradizioni locali che possono rendere meritevole di riconoscimento un albero particolare, anche se questo poi non rientra perfettamente nei canoni degli alberi monumentali di quella legge 10. Io dico che non ci dobbiamo innamorare del fatto che dobbiamo farlo riconoscere per forza, perché sennò commettiamo un errore, quello di guardare solo quelli. Noi dobbiamo censire tutto, perché questo è anche l'obiettivo del progetto, cioè fare in modo che venga fuori dalla Regione Basilicata un bel numero di piante, di materiali, di soggetti, diciamo, di materiale genetico, che in ogni caso servirà, diciamo, a conservarlo, perché è importante questo. E quindi insomma, che poi possiamo vantare tante piante diciamo riconosciute, va bene, però non è solo quello l'obiettivo, è quello di censire tutto il patrimonio genetico che c'è in Basilicata. È arrivata Teresa, vediamo che dice.
Ci sono altre osservazioni? Francesco? No, Francesco. Ok, Francesco, vai. Sento la voce? Sì, sì, si sente. Posso parlare? Sì, sì, vai, vai, parla. Ah, ecco. No, che significa conservare il patrimonio generico? Cioè, voglio dire, significa che far vivere le piante che esistono solamente, come dire, allo stato di ceppaia, farle rivivere nuove piante, oppure semplicemente conservare in un archivio genetico praticamente inaccessibile per l'uomo comune questo patrimonio? Chiaro? Avete sentito? E c'è qualcuno che mi risponde? Sì, sì, abbiamo sentito Francesco. Grazie. Domenico? Io ho sentito poco, però, Sergio. Allora stava... No, stava... la domanda era questa. Che significa conservare il patrimonio genetico? Che significa semplicemente depositare in una banca dati questo patrimonio, o significa anche, per esempio, far rivivere il patrimonio genetico di una ceppaia in una nuova pianta di quella specie? Sì, sì, sì. Ma intanto cerchiamo di salvaguardare la pianta che andiamo a censire. Poi da questa pianta avremo l'occasione di utilizzare il materiale e innestarlo su altro materiale, non è un problema. Come abbiamo fatto diciamo in questi anni, quello di aver creato dei siti di conservazione in modo che questo materiale lo mettiamo in sicurezza, per cui si può fare, diciamo, attraverso questi punti dove questa pianta si può innestare, cioè nel caso come tu hai partecipato anche nella tua azienda, no? Abbiamo trasferito da te un bel po' di materiale genetico del territorio del Pollino, no? E quindi tu in qualche modo sei diventato, diciamo, il custode di tutto quel materiale che diciamo, abbiamo individuato e censito, per cui l'obiettivo è quello di fare in modo che quel materiale non si perda, e si può fare sia, diciamo, presso l'agricoltore dove si va a censire, ma si può anche trasferire nello stesso ambiente oppure in ambienti vicini, diciamo, il materiale che noi abbiamo individuato. Ma conservare il materiale genetico significa anche costruire una banca del seme di queste piante? No, nella parte frutticola diventa difficile conservare le piante. se parliamo di semi, allora, come tu sai, da noi c'è la banca del germoplasma dove conserviamo questo materiale, ma facciamo in modo che poi questo materiale sia distribuito anche presso le aziende, in modo da creare questa rete che in qualche modo custodisca questo materiale, perché la cosa importante è non mantenerlo solo in una banca, ma farlo diciamo circolare, farlo trovare, diciamo, sul territorio. E questo, su questo noi ci stiamo lavorando, perché la nostra preoccupazione adesso è quello di aver recuperato il materiale, di averlo studiato, di averlo caratterizzato, di averlo moltiplicato, però dobbiamo stare attenti, perché per la divulgazione bisogna trasferire poi il materiale in sicurezza dal punto di vista sanitario. La stessa cosa vale anche per le piante da frutto, per cui una volta che ci siamo preoccupati di creare, diciamo, dei siti di conservazione, di mettere in sicurezza questo materiale, poi ci dobbiamo anche preoccupare di valorizzare questo materiale, e lo possiamo fare attraverso, diciamo, gli agricoltori custodi, perché poi i due elementi fondamentali della conservazione, e non lo dico io, è la legge 194, sono gli agricoltori custodi da un lato e dall'altro lato le banche o i siti di conservazione, che sono gli elementi portanti della conservazione del materiale in via di estinzione. Grazie. Chiaro? Grazie.
Ci sono altre domande? No. Ok, allora, direttore, vogliamo raccogliere un po'. Sì, io volevo fare una considerazione in chiusura di questa giornata, di questa discussione che ritengo estremamente importante con un lavoro che c'è dietro a questo titolo, è estremamente importante e anche impegnativo. E per questo volevo ringraziare personalmente tutte le persone, in particolar modo Cervino, Zin e tutti il resto che collabora a questo progetto, che ritengo estremamente importante e strategico, non solo per la salvaguardia attuale di questo patrimonio, ma per tramandare a chi verrà dopo di noi questo patrimonio inestimabile. Ma volevo anche fare una considerazione, ascoltando la relazione molto chiara di Cervino, di quelle che sono le fasi e di quello che poi è il completamento di questo progetto. Tutto questo patrimonio vegetale talvolta è a rischio perché viene affidato a un agricoltore custode che ne ha fatto di questi alberi talvolta, come posso dire, un elemento da ereditare a chi viene dopo. In genere c'è qualcosa di importante che lega questo albero a una persona. Ma io chiedo a Cervino se si può fare un ulteriore passo avanti, cioè da agricoltore custode rispetto a questi alberi particolarmente importanti, far sì di fare il passaggio a comunità custode, perché talvolta, e la storia ce lo insegna, molte volte questi alberi, questo patrimonio va perso perché l'agricoltore custode non c'è più, perché c'è un abbandono di questi campi, perché c'è un abbandono di queste aree in cui sono presenti questi alberi, per cui si innescano tutti quei processi di depauperamento e di erosione di questo materiale che porta poi alla morte, alla non cura e quindi alla morte. Non lo so se, e credo che questo sicuramente è un tavolo su cui si può discutere in futuro, un argomento su cui si può discutere in futuro, passare dall'agricoltore custode alla comunità custode di questo patrimonio. Io lancio questo messaggio, volevo ringraziare tutti, chiedo a Cervino e agli altri se ci possiamo aggiornare su questo tema in una fase leggermente più avanzata, fra 2 o 3 mesi. Domenico sa molto bene che noi su questo, prima dell'emergenza del virus, del Covid-19, tenevamo un progetto del coinvolgimento di tutte le amministrazioni comunali per far sì di censire quanto più materiale possibile sul territorio regionale. Abbiamo dovuto dare un fermo, uno stop a questo progetto, ma penso che se si allenterà un po' tutti quelli che sono gli elementi restrittivi legati al virus e quindi a questa emergenza, sicuramente avremo modo di riprendere così come avevamo programmato. Ancora una volta vi ringrazio tutto e a tutti e alla prossima. Grazie a tutti e allora ci risentiamo presto. Buona serata, grazie. Grazie, Grazie, altrettanto buonasera. anche a voi. Buonasera a tutti. Buona serata. Alla prossima. Arrivederci alla prossima. Salve. Domenico, ci sentiamo.